Ciao a tutti e bentornati nello studio del Cercatore di Perle. Oggi vedremo un bel giocone American nel quale impersoneremo un barone che risiede in un regno nel quale un re muore senza lasciare eredi e che dovrà vedersela con altri baroni nella stessa situazione al fine di prevalere sugli altri ed essere prima dichiarato re del regno e poi vincitore della partita. E sto parlando di Warrior Knights. Eccolo qua. Leggiamo la scatola. Allora, età 12 più, durata 2-4 ore, da 2 a 6 giocatori, consiglio mio, il 2 non esiste, giocatelo almeno da 3 in su, ideato da, vediamo un po', Derek Carver e Edison Italia da quella che fu la Nexus, in pratica Giochi Uniti. Prima di partire voglio fare qualche doverosa premessa. Questo è un gioco da regolamento molto molto complicato. Il regolamento stesso è lungo quasi quanto un libro di Martin. È molto difficile, con tante regole, sottoregole, quindi io vi farò vedere un esempio di gioco molto lineare per rimandarvi poi alla lettura del regolamento ufficiale laddove il gioco vi interessi. Andiamo a vedere come funziona. Piazzare il tabellone al centro del tavolo. Disporre sul tabellone, su ogni icona città, la pedina in plastica. A seconda del numero di giocatori, il regolamento darà un numero di città da togliere a caso una volta disposte per bilanciare la partita. Le città si dividono in città del continente e in alto, sulla striscia, le città d'oltreoceano. Sistemare il mazzo delle carte agenda a fianco del tabellone. Girare poi le prime tre carte e disporle nei relativi spazi. Queste saranno le prime tre leggi che verranno discusse nella prima assemblea. Il mazzo dei mercenari va sistemato accanto al tabellone. Andranno poi girate tante carte quanto il numero dei giocatori più uno. Per esempio, in una partita a 3 giocatori, ne gireremo 4. Disporre le carte fato dopo averle mescolate nell'apposito spazio. Anche il mazzo eventi va mischiato e posto sul suo spazio. Sulla corona vanno posti tanti punti quanto il numero dei giocatori per 10. Vediamo ora l'anatomia del tabellone e delle carte. In alto a sinistra abbiamo le carte agenda e le leggi scoperte, di cui vi ho parlato prima. Qui abbiamo le tre spedizioni che i giocatori potranno fare per aumentare il proprio denaro. In questi spazi andranno giocate le carte azione da parte dei giocatori per svolgere i tre round del quale si compone un turno. Qui invece verranno poste le carte utilizzate dai giocatori per svolgere le loro azioni. Questo indicatore serve per prenotarsi per acquistare i mercenari. Le carte mercenario sono semplicemente delle carte con un'immagine evocativa, una nazionalità, un numero di truppe e un costo, che è sia per l'acquisto che per il mantenimento. Le carte agenda possono essere di diversi tipi, qui ne abbiamo di tre diversi, e sono tutte autoesplicative per se stesse. Di fatto sono delle modifiche alle regole che vengono attribuite ad un giocatore in fase assemblea. Il mazzo evento è composto da carte con un dorso di colore diverso, a seconda che l'evento sia favorevole a chi lo peschi, sfavorevole a chi lo peschi, o che sia un evento di gruppo che influenza tutti i giocatori al tavolo. Le carte fato servono per determinare qualsiasi cosa viene sorteggiata all'interno della partita. Queste sono composte da il colore di un giocatore, un nobile, questa striscia bianca la vedremo nei combattimenti, una parte dedicata alle spedizioni, una città e una nazionalità di mercenari. Ogni qualvolta il gioco ci chiederà di sorteggiare a caso
qualsiasi cosa, lo faremo attraverso le carte Fato. All'inizio della partita dovrà essere quindi sorteggiato attraverso le carte Fato il giocatore che diventerà presidente dell'assemblea e avrà il relativo segnalino e il capo della chiesa che riceverà il relativo segnalino. Non è possibile all'inizio della partita per un giocatore avere entrambi i segnalini. Ogni giocatore riceverà poi nel proprio colore una carta fortezza e il relativo tassello di cartone, le sue quattro carte nobile, le miniature dei nobili riconoscibili dal piedistallo, in questo caso la stella corrisponde alla carta del nobile con la stella in alto a sinistra, i segnalini barone, 15 monete, le tessere controllo nel proprio colore, le quattro carte truppa del proprio colore. Le carte truppa hanno l'anatomia uguale a quella dei mercenari. Due carte mercenari, una da 100 e una da 50 di valore, che andranno insieme alle sue carte truppa. E infine le carte azione del proprio colore. Prima del primo turno di gioco, i giocatori dovranno preparare il tabellone. Per fare questo dovranno assegnare ad ogni proprio nobile o alla propria fortezza tante carte truppa e mercenari a loro discrezione. I giocatori dovranno poi disporre sul tabellone le proprie fortezze, stando attenti che una fortezza non potrà essere giocata su una casella dove è già presente una città, su una casella dove è già presente una fortezza di un altro giocatore o in una città lontana. I giocatori poi potranno disporre sul tabellone solo le miniature dei nobili a cui è stato attribuito almeno una carta truppa. Le miniature devono essere poste sulle caselle vuote o su caselle già occupate da proprie miniature o la propria città. Non è possibile posizionare le miniature su città neutrali, spazi già occupati da altri giocatori o città avversarie. È da notare che all'inizio della partita, a seconda del criterio col quale il giocatore ha assegnato le proprie truppe, potranno esserci più o meno nobili di una fazione. Il round di gioco si compone di tre fasi: pianificazione, azioni e amministrazione. Durante la pianificazione, ogni giocatore prenderà in mano le sue carte azione e ne sceglierà due da destinare alla prima fase, due alla seconda e due alla terza. Dopo che ogni altro giocatore avrà messo le proprie 2 più 2 più 2 carte nei relativi mazzetti, dovranno essere aggiunte anche altre 2 più 2 più 2 carte sorteggiate a caso dal mazzo azioni neutrali. Ci troveremo quindi ad avere tutti i mazzetti con 2 carte per ogni colore più 2 carte neutrali. Un giocatore potrà anche decidere di giocare meno di 2 carte in un mazzetto a sua discrezione o perché dispone di meno carte del necessario. Durante la fase di azioni, il presidente dell'assemblea pescherà partendo dal primo mazzo le carte dopo averle mescolate. Via via che le carte verranno pescate, il giocatore proprietario di quella carta svolgerà l'azione che aveva pianificato. Laddove si tratti di un'azione neutrale, si svolgerà il testo della carta. Vediamo quali sono le azioni possibili durante il gioco. Raccogliere supporto. Questa carta farà ricevere due segnalini vuoto al giocatore che l'aveva pianificata. Le carte hanno una banda colorata in basso che sta a indicare in quale dei mazzi dovrà essere posta la carta una volta giocata. Se il giocatore con questa mossa sarà quello che ha più voti degli altri, riceverà immediatamente il segnalino presidente dell'assemblea. Riscuotere le tasse. Il giocatore riceve una corona per ogni regione
dove è presente almeno uno dei suoi nobili. In questo caso il giallo otterrebbe 2 monete, il rosso 3 monete e il nero 1. Questa ha una banda gialla e dovrà essere posta nella zona gialla. Reclutare soldati. Permette di far piazzare gratuitamente uno dei propri segnalini barone sulla tabella dei mercenari. Questo ci farà prenotare per essere i primi a poter scegliere i mercenari quando questi potranno essere acquistati. Questa carta ha una bandiera rossa e dovrà essere posta nello spazio rosso. Nel momento in cui, utilizzando una carta reclutare soldati, dovessimo coprire con l'ultimo scudo il numero pari al numero dei giocatori, il gioco si interrompe per permettere ai giocatori di reclutare mercenari. Il primo giocatore dell'elenco potrà acquistare uno dei mercenari pagando il costo in basso a destra e posizionarlo subito sotto una carta di un nobile già in gioco oppure sotto ad un nuovo nobile per permettergli di piazzarlo sulla mappa con le regole uguali a quelle di inizio partita. Il giocatore rosso ha posizionato 2 scudi consecutivi, quindi potrà scegliere e acquistare 2 nobili consecutivamente oppure decidere di comprarne solo uno, sempre pagandolo il costo in basso a destra. L'ultimo giocatore dovrà scegliere tra quelli rimanenti. Una volta che tutti i giocatori hanno acquistato dei mercenari, la fila dei mercenari disponibili dovrà essere aggiornata. La carta Servire la Chiesa ci permetterà di ottenere un segnalino fede, laddove questa azione ci farà diventare giocatori con più segnalini fede degli altri, otterremo il relativo segnalino. Durante la partita un giocatore potrà essere sia presidente dell'assemblea sia capo della chiesa. Questa carta ha tutti e tre i colori sulla bandiera in basso, quindi sarà il giocatore a decidere dove posizionarla. Mobilitare gli eserciti ci permetterà di fare una o due azioni. Vediamo la prima. Muovi i tuoi nobili nella regione, ovvero tutti i nobili presenti in un'unica regione potranno essere spostati. Il movimento potrà essere di una casella verso un esagono adiacente o di 3 caselle laddove siamo su una strada. Se invece ci troviamo in una casella dove è presente un porto, potremo muoverci verso un'altra città che presenta un porto, disponendoci sull'icona porto. In questo caso saremo di fatto su una nave e quindi uno spazio immaginario che si trova tra la città di partenza e quella di arrivo. Ci potremo poi spostare verso una regione con una città neutrale. In questo caso la seconda parte della carta ci permetterà di iniziare una battaglia nella regione. Adesso simuliamo una battaglia tra il cavaliere giallo e la città neutrale. Ogni fazione, che sia controllata da un giocatore o neutrale, pesca tante carte fato pari al numero delle proprie truppe diviso 100. In questo caso la città ha 100 truppe, pescherà una carta. Questa carta verrà gestita da un giocatore che in quel momento non sta eseguendo azioni. Il giocatore pesca anch'esso una carta fato, ma avendo un nobile, questo gli permette di pescare 2 carte in più e scartarne 2. Una volta che i giocatori avranno deciso quali carte utilizzare, queste verranno poste coperte sul tavolo e verranno girate simultaneamente. Andremo a controllare le scritte sulla striscia bianca. Durante le battaglie ci saranno 2 conteggi da fare per stabilire il vincitore. Il primo conteggio determinerà se ci sono state perdite in una delle 2 fazioni. In questo caso, il difensore della città neutrale non ha una carta che infligge perdite,
L'attaccante è una carta che permette di pescare un'altra carta a caso. La carta pescata infligge 100 perdite alla città, che la porta a 0 truppe e quindi a cadere. Laddove invece il giocatore giallo avesse giocato una carta che non infliggeva perdite, si andava a contare i punti. I punti sono dati dalle carte che li danno esplicitamente e eventuali bonus del nobile utilizzato. Una volta determinato il vincitore, le carte utilizzate vengono poste sotto il mazzo fato senza essere mescolate. Il vincitore di uno scontro con una città neutrale potrà decidere se conquistarla o raderla al suolo. Se la volesse radere al suolo, dovrà rimuovere dal gioco la miniatura e ottenere subito tante monete quanto il valore scritto sotto la città per 3, in questo caso 6 monete. Se invece volesse conquistarla, dovrà porre uno dei propri segnalini controllo sotto la miniatura della città. Questa, ogni turno, darà al giocatore 2 monete. Le città conquistate sono uno dei modi con cui fare punti alla fine dei turni. Analogamente si svolgono anche combattimenti tra eserciti di diverse fazioni, dove lo sconfitto, anziché essere distrutto, dovrà ritirarsi verso un esagono vuoto. La carta mobilitare gli eserciti ha 2 colori nella bandiera sotto le scritte. Dovremo mettere la carta nella pila blu se abbiamo usato solo la parte superiore o decidere tra la blu e la rossa se abbiamo usato entrambe le azioni. L'ultima carta a disposizione dei giocatori è la strategia versatile, che permette di fare praticamente tutte le azioni che vi ho descritto finora, anche se depotenziate. Questa carta non andrà a finire nei mazzetti dopo essere stata pescata, ma tornerà subito in mano al giocatore. Diamo ora un rapido sguardo anche alle azioni neutrali. Radunare le truppe. I giocatori potranno spendere 2 corone per rimuovere dei segnalini danno dagli eserciti dei propri nobili. Migliorare le difese. Questa carta mette i giocatori davanti a un'opzione. La prima serve per fortificare una città. Fortificare vuol dire girare uno dei propri tasselli comando sul lato fortificato in modo da rendere la città più robusta e anche più remunerativi a fine turno. Oppure sarà possibile pagare 2 monete per togliere delle brecce, che saranno dei segnalini danno analoghi a quelli visti prima, però da attribuire alle città. Tempi incerti fa mescolare il mazzo fato, che vi ricordo che non viene mai mescolato. La carta evento importante è rivolta principalmente al giocatore capo della chiesa. La carta darà delle istruzioni per far sì che uno dei giocatori peschi una delle carte evento. Finanziare le spedizioni permette al presidente dell'assemblea di far partire una spedizione. Il presidente dell'assemblea potrà decidere se far partire la spedizione e verso quale destinazione. Le destinazioni sul tabellone sono 3 e partendo dall'alto verso il basso saranno sempre più difficoltose per essere terminate, ma daranno anche molte più monete laddove la spedizione andasse in porto. Per far partire una spedizione semplicemente viene preso un segnalino nave e posto sulla casella 1. Ogni giocatore, a partire dal presidente, dovrà sistemare un numero di monete fino a 5 nello spazio sotto la spedizione e contrassegnare la sua puntata col proprio segnalino. Il capo della chiesa poi potrà benedire la spedizione piazzandoci una benedizione. La stessa carta, se pescata successivamente, permetterà alla spedizione di avanzare e avanzare quando verrà pescata la terza carta, e all'arrivo verrà pescata una carta fato e ne verrà letto il contenuto della parte centrale. In questo caso, per le isole di Spezie, flotta dispersa, tutti i giocatori hanno perso i loro soldi. Essendoci una benedizione, però, i giocatori potranno pescare un'altra carta e scegliere quale delle due è quella da tenerne conto. Per esempio, qui isole delle spezie per 2, quindi i giocatori, una volta che la barca è arrivata fino in fondo, riceveranno il doppio
di quello che hanno puntato. Una volta che, svolgendo un'azione, uno dei tre mazzetti in basso a destra dovesse ricevere carte pari al doppio del numero dei giocatori, in questo caso 6 in una partita a 3 giocatori, il gioco si interrompe immediatamente e si svolgeranno delle fasi speciali. Vediamo quali sono. Il mazzetto giallo è quello della tassazione. Appena questo riceverà la sesta carta, i giocatori riceveranno immediatamente le rendite derivanti da ogni città che essi controllano. Il mazzo blu invece è quello dell'assemblea. In questa fase i giocatori discuteranno le leggi scoperte nella parte in alto a sinistra del tabellone, nell'ordine che il presidente dell'assemblea deciderà. Una volta queste leggi saranno approvate o meno, verranno scartate e le carte agenda verranno riposizionate negli spazi. Il mazzetto rosso è invece quello della paga. Appena questo riceve la sesta carta, i giocatori dovranno immediatamente pagare le proprie truppe. Il costo di ogni truppa è determinato dal numero inserito nel cerchio giallo in basso a destra su ogni carta truppa. I giocatori dovranno obbligatoriamente cominciare a pagare prima le proprie truppe regolari e poi i mercenari. Laddove non abbiano abbastanza soldi per poter pagare i mercenari o non li volessero pagare, questi se ne andranno. Laddove una carta nobile rimanesse senza mercenari, dovrà essere rimossa la relativa miniatura dal gioco. Questa potrà essere poi riposizionata sul tabellone laddove venisse equipaggiata con altre truppe. Una volta conclusa la fase speciale, le carte del mazzo che l'ha innescata verranno ridistribuite ai giocatori a seconda dei colori. Una volta che sarà stata rivelata e attivata l'ultima carta azione, inizierà la fase di amministrazione. Ogni giocatore riceverà un punto dalla corona per ogni città sotto il suo controllo, sia che essa sia sul continente che nelle città lontane. Dovremo poi controllare se ci sono state delle rivolte. Ogni città di un giocatore che non contiene un nobile nello stesso esagono dovrà essere verificata. La verifica si otterrà semplicemente girando una carta fato e, se la carta riporta la scritta rivolta, la città tornerà ad essere neutrale. Eventuali nobili che fossero imbarcati sbarcano nel relativo esagono e il gioco prosegue così a turni fino al termine della partita. La partita termina se un giocatore controlla la metà delle città sul continente e in quel caso vince immediatamente la partita per dominazione, oppure nel turno nel quale vengono esauriti i punti sulla corona. In quel caso vince il giocatore che ha più punti. In caso di parità, vince chi controlla il maggior numero di città, sia sul continente che delle città lontane. In caso di ulteriore pareggio, andranno conteggiati la quantità globale di monete, segnalini fede e voti. Nel caso di ulteriore parità, nessun giocatore avrà vinto la partita. Capite bene dalla spiegazione che è un gioco veramente complesso e che quindi avrà bisogno sia di qualcuno che si metterà a studiare bene le regole e sia di giocatori che le sapranno apprendere, quindi è un gioco di difficoltà alta e che dovrà essere proposto a un gruppo di gioco che comunque mastica board games abbastanza bene. Partiamo dalle cose belle, l'ambientazione, si sente tutta, ci sentiremo dei baroni che dovranno pianificare le proprie azioni. Nella fase di movimento dovremmo essere in grado di muovere le nostre truppe correttamente, di riuscire a bloccare gli avversari, riuscire anche ad attaccare le città neutrali o anche le città degli avversari in modo da mettere i bastoni tra le ruote agli altri giocatori e invece conquistare delle città neutrali al fine di avere degli introiti durante tutta la fase del gioco. Il sistema della battaglia può piacere o non piacere, però alla fin fine o la carta che tira fuori un valore a caso o il tiro di dado, insomma stiamo parlando di un gioco a stelle e strisce, quindi per forza di cose ci doveva essere
qualcosa di non deterministico per eleggere il vincitore degli scontri. Va detto però che non sempre chi ha l'armata più grossa vincerà gli scontri. Chi è in svantaggio numerico sarà difficile che vinca, però probabilmente potrà riuscire a pareggiare. E già quello può essere un vantaggio nei confronti di qualcuno. Mi è capitato in alcune delle partite che ho fatto che un giocatore rimanesse fermo per 2 o 3 turni alla conquista di una città di livello molto basso proprio perché le carte non ingranavano. Altra parte forte dell'ambientazione è quella della determinazione del presidente dell'assemblea e del capo della chiesa, che sono le 2 figure predominanti nel gioco. Il capo dell'assemblea sarà quello che dovrà dirigere i lavori di legislazione e determinare anche l'ordine nel quale le leggi verranno votate. Durante la dimostrazione vi ho fatto vedere come funziona perché è un meccanismo praticamente pari a quello che esiste nella realtà. C'è un testo di una carta che dice quale sarà la legge che dovrà essere votata. Questa legge potrà essere una modifica al regolamento. Una carica che verrà data a un giocatore il quale avrà magari degli introiti per avere questa carica, oppure una carta che verrà data a un giocatore per renderlo succube degli altri o più facilmente attaccabile dagli altri. Insomma, ce ne sono delle più disparate, altre daranno delle truppe gratis e quindi la votazione è molto importante. La votazione non avviene per alzata di mano, quindi ogni giocatore vale uno. Ma ogni giocatore dovrà puntare sulla base dei segnalini voto che avrà conquistato durante la fase azioni e quindi in genere chi avrà più segnalini voto quasi sicuramente avrà le leggi migliori tutte per sé. C'è da dire però che nell'ambientazione fatta così bene riusciamo a cogliere anche tutto il sudicio che c'è all'interno del mondo politico, quindi ci saranno anche le alleanze tra giocatori, i favoritismi, le alleanze che poi non verranno rispettate per favoreggiamento. E ci sarà anche la possibilità di non sottostare alle leggi dettate dall'assemblea, con la pena di essere però esclusi dall'assemblea successiva. Quindi un giocatore potrà decidere di non sottostare a quello che l'assemblea avrà deciso e di non partecipare più alle assemblee insieme agli altri giocatori. Questa la trovo un'idea geniale. Il regolamento suggerisce poi anche che ogni giocatore potrebbe, in una variante del gioco, chiamiamola così, avere spazio all'inizio dell'assemblea per poter proporre qualcosa che non è previsto né dal regolamento né dalle carte stesse. Io però non ho mai provato a utilizzare questa pratica perché allunga enormemente i tempi di gioco e la reputo troppo dispersiva. Il capo della chiesa, dal canto suo, invece avrà la possibilità di far pescare delle carte vento agli altri giocatori e quindi mettere i bastoni tra le ruote ai giocatori che magari sono più in vantaggio. E queste saranno le più disparate, ci saranno degli obiettivi comuni da raggiungere, altrimenti tutti avranno un malus, oppure ci saranno delle carte che daranno dei bonus, altre che limiteranno molto il gioco dei giocatori, ce n'è delle più disparate. D'altronde, essendo un gioco così American, è chiaro che le possibilità sono praticamente infinite. Un'altra chicca nel gioco è quella delle spedizioni, che aggiunge un po' di gioco d'azzardo e colpo di fortuna a un gameplay che comunque sarebbe tutto sommato lineare, quindi il cercare di puntare su una spedizione al fine di ottenere delle monete così dal cielo permetterà magari a dei giocatori che sono un po' più indietro di fare questo azzardo e se premiati potranno arricchirsi, perché comunque le risorse nel gioco sono praticamente le monete, i segnalini fede, i segnalini voto e i punti vittoria stessi. E questi dovranno essere giostrati bene al fine di non rimanere mai senza almeno dei primi 3. Parlando della scalabilità, vi posso dire che questa è resa molto bene. A seconda del numero dei giocatori, se questo è inferiore a 6, verranno tolte dal tabellone delle città neutrali in modo che ci sia più spazio per i giocatori. Quello che posso dire è che il gioco cambia a seconda del numero dei giocatori. In 3-4 giocatori sarà più un gioco di combattimento che un gioco di diplomazia. Perché comunque quando ci si presenterà all'assemblea le alleanze saranno sempre difficili da fare e quindi ognuno giocherà per sé. In genere lì chi avrà più voti o chi sarà presidente dell'assemblea l'avrà sempre vinta. Invece in 5-6 giocatori saranno possibili le alleanze, sarà possibile fare accordi tra i giocatori per far passare delle leggi che aiutano uno in cambio della non belligeranza di un altro, insomma.
verrà fuori tutto il gioco di diplomazia. Quindi, a seconda del numero di giocatori che avrete al tavolo, avrete un'esperienza di gioco completamente diversa. Parlare dei materiali mi sembra superfluo. Già l'icona Fantasy Flight sulla scatola fa sì che si capisca già che il gioco è stracolmo di materiali e di ottima qualità. Già per scendere la scatola dalla libreria ci vuole il muletto da quanta roba c'è dentro. Abbiamo miniature ben dettagliate e tenete presente che il gioco ha i suoi anni, miriade di segnalini, miriade di carte robustissime, ben telate, quindi non ci sarà bisogno mai di imbustarle. Tabellone ben illustrato, insomma, a livello materiale c'è tutto quello di cui possiamo desiderare. Parlando dei difetti, posso dire che quello che salta più all'occhio è la quantità smisurata di regole e sottoregole che il regolamento presenta. Queste non saranno facilmente digeribili neanche alla prima partita di colui che ha letto il regolamento e ancora alla seconda tenere il regolamento sulle ginocchia sarà d'obbligo. Questo fa sì che un gruppo di giocatori che lo giocano assiduamente potranno divertirsi, ma l'ingresso di un giocatore esterno che lo prova per la prima volta potrà essere dannoso per l'esperienza di tutto il gruppo. Quindi il mio consiglio è quello di giocarlo sempre con le stesse persone o comunque con persone che bene o male lo conoscono, di modo che non ci sia un grosso divario tra chi conosce tutte le regole e chi è solo una parte. Per farvi capire, vi porto ad esempio alcune delle sottoregole che esistono per il combattimento, che durante la dimostrazione ve l'ho fatto vedere molto lineare, ma che in realtà molto lineare non è. Nel caso di attacco ad una città, il giocatore, laddove non riuscisse a vincere la battaglia, infliggerà delle perdite alla stessa, dando dei segnalini breccia, che abbasseranno di 100 il valore delle unità presenti nella città. Un giocatore potrà anche decidere di assediare una città laddove il suo valore in truppe sia maggiore rispetto a quello della città. Questo permetterà di effettuare un combattimento di fatto senza combattere, ponendo semplicemente un segnalino assedio accanto alla città. La volta successiva che lo stesso giocatore attaccherà con assedio la città, la conquisterà automaticamente, potrà decidere di conquistarla o raderla al suolo, questo uguale a come vi ho fatto vedere nella dimostrazione. Nel combattimento invece tra nobili, ci saranno tante differenze a seconda che ci sia un combattimento in campo aperto tra due nobili, a seconda che un nobile attacchi un altro nobile all'interno di una città, o piuttosto un nobile esca da una città per attaccare un nobile fuori dalla città, e saranno tutti dei casi a parte. Gli stessi nobili poi potranno morire durante le battaglie per poi far tornare sul campo di battaglia il proprio erede, a meno che esiste anche questa possibilità, non sia stata giocata una carta evento che di fatto rende il nobile in questione senza erede e quindi non potrà più essere schierato. Gli stessi nobili sono 4, uguali per tutti i giocatori, avranno tutti delle caratteristiche fisse diverse, ci sarà quello che permetterà di non far pagare alcune truppe, qualcuno che proteggerà le proprie truppe affinché queste non abbiano dei danni, qualcuno avrà dei punti vittoria automatici e qualcuno che infliggerà delle perdite in automatico. Tutto questo mescolatelo insieme e capirete che da digerire non è granché, e trattandosi di un gioco che comunque pone sì la diplomazia ma anche la battaglia come suo cardine, lo rende non proprio per tutti. Altra cosa che potrebbe non piacere è la funzione delle carte fato. Queste serviranno per determinare qualsiasi cosa all'interno del gioco sia da sorteggiare a caso, e questo potrebbe essere sia l'attribuzione di un malus a un proprio nobile, sia la rivolta di una città che magari abbiamo conquistato con sudore e fatica, sia la sparizione di alcuni mercenari dalle nostre truppe e così via discorrendo. E delle volte, se la sfortuna è avversa a un giocatore, questo entrerà in un filotto di danni per sé che gli impediranno di fatto di poter riprendere le redini della propria partita. Considerando anche la durata del gioco, avere questi svantaggi dall'inizio di fatto manderà in letargo uno dei giocatori, sbilanciando poi tutta l'esperienza del gruppo. Veniamo ora al prezzo di Warrior Knights. Warrior Knights è venduto sui siti principali in questo momento tra i 50 e i 60 euro nuovo. È un gioco che ha i suoi anni e che quindi è di difficile reperibilità, questo va detto. Però proprio perché ha i suoi anni e ha tutte le difficoltà del caso che vi ho elencato prima, ve lo potrete portare a casa tranquillamente a 30 euro usato.
Se avete il gruppo giusto, prendetelo a 30 euro e vi regalerà delle serate di divertimento con i vostri amici, perché è un gioco che, una volta preso ovviamente, vale veramente la pena di essere giocato. È un qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto che c'è sul mercato. Siamo arrivati ai saluti. Come al solito vi ricordo che se volete vedere il video precedente, quello su Princess of Florence, cliccate sulla sua scatola. Il prossimo video sarà fatto su The Great Zimbabwe, quindi se volete vedere il video appena sarà pronto cliccate sulla sua scatola. Con questo vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!